Dallo stadio Sant'Elia di Cagliari, benvenuti a Cagliari Lazio. Esistiamo, un saluto a Bianco Celeste, Luigi Sinibaldi. In Sardegna la Lazio cerca la sua settima vittoria consecutiva. Staccheremo il Napoli che ha perso oggi contro la Roma per 1-0 di 8 punti in classifica. Via, partiti. Avanza il tedesco, ancora Miro, si imbobisce ancora Miro. Pallone, sembra essere una calamita sui suoi piedi. Poi ancora una volta Candrea, pallonetto verso Mauri Brkić. Primo miracolo da parte del portiere serbo. Ancora Felipetto, Felipe cerca il piazzato, troppo centrale però, Brkić non ha problemi. Ancora un secondo momento per Felipe Anderson, lui c'è, João Pedro, ancora Felipe, due si conoscono bene, ancora Felipe Anderson, scatta via in mezzo a due, ancora Felipe, non ferma nessuno, ancora Felipe da solo, entrata di rigore, ancora Felipe, palla dentro per Mauri, entra per Klose, vantaggio bianco-celeste al minuto numero 31 con il pescatore di gol, Miroslav Klose. Lazio in vantaggio al Sant'Elia. La cava poi Klose. Gran palla per Parolo. Adesso 4 contro 4. Parolo avanza. C'è Mauri in area di rigore. Dentro. Ancora per Parolo che tira. E si materializza Balzano. E poi spazza via Velari in fallo laterale. Lazio vicinissima al gol del raddoppio al 38esimo con Marcolino Parolo. Occhio al sinistro di Avelar ma anche al destro di Mpoku. Parte infatti Mpoku. Tira in porta Marchetti, la toglie da dentro il sacco, ha fatto una parata pazzesca. Avanza Dušan sul versante di destra, ancora il serbo, finisce qui il primo tempo, c'è il fischio dell'arbitro Rocchi, Lazio in vantaggio per 1-0. Candreva manda fuori giri De Sena, poi Candreva dalla distanza, Brkić la tiene lì, Mauri Brkić, un miracolo clamoroso come nel primo tempo da parte di Brkić. Arriva ora all'esterno destro il terzino del Cagliari, dare appoggio a De Sena, poi palla lunga per Sau e il gol su deviazione di Maurizio. Veramente pazzesco questo gol del Cagliari al quinto minuto della ripresa. Gli altri, intanto ancora Lazio davanti, buona iniziativa per Keita, calcio di rigore per la Lazio, appena entrato, decisivo Keitigna. Pronto Biglia. Biglia la mette dentro il Principito, 2-1 Bianco Celeste, va a esultare sotto il settore ospite il Principito, 2-1 Lazio, dunque al quindicesimo della ripresa con ancora una volta un sigillo dagli 11 metri di Lucas Biglia. Ancora Keita, gran numero di Keita che entra di rigore, ancora Keita, sempre Keita, altro calcio di rigore, sempre Keita, sempre Biglia contro Brkić. Da Chite esce, fischia adesso Rocchi. E il pallone finisce fuori con la palla che va a incocciare, se non ho sentito male, anche la traversa. Colpo di destra di Rossettini, poi ancora Parolo per Keita che avanza, può accelerare. Ancora Keita, Balzano lo mette giù, vediamo un po' se c'è il giallo. Sì, c'è il giallo per Balzano. Più facile il tiro di potenza piuttosto che il tiro a giro. Finta di Cataldi, poi la botta di Parolo! Gerardino, Marco Parolo mette la parola fine a questo match e allora Marco Parolo segna per la Lazio al 47esimo della ripresa, un gol straordinario e settimo gol in Serie A in questa stagione per Marcolino Gerardino Parolo. Si prosegue, andare a meno uno al secondo posto, finisce qui questo match, amarezza per il pubblico del Cagliari ma grandissima gioia per la Lazio, 3-1 al Sant'Elia, settima vittoria consecutiva in campionato per la Lazio di Stefano Pioli.